Fatto. Ho voluto ricopiare su questo mio giornalino il foglietto del calendario di oggi, che segna l'entrata delle truppe italiane in Roma, ma è che anche il giorno che sono nato io, come c'ho scritto sotto. E beh, ce l'ho scritto sotto perché gli amici che vengono in casa si ricordino di farmi il regalo. Ecco, ho fatto sul mio nuovo giornalino il mio autoritratto. Giannino Stoppani. Detto dai calunniatori Gian Burrasca. Io non sopporto questo soprannome di Gian Burrasca. Guarda, non ho sprecato così da potere.
giusto, no. E no, mi chiamano Giamburrasca, Giamburrasca, sol perché ce l'hanno tutti con me. Mi chiamo Gianni, anzi Giannino, sì, ma voi mi chiamerete Giamburrasca pure voi. E non è giusto, io protesto, no, non so, un tale birbaccio. Mi chiamano Ciclone, Tempesta, Cataclisma, mi chiamano Giamburrasca e a volte anche Nero. Io invece devo dire che cerco di ubbidire e anche di imparare la buona educazione, ma va sempre a finire che voi li può arrabbiare ed io ci prendo il solito ceppo. Giamburrasca, Giamburrasca, eccomi qua. E no, questo non mi va. Uffa, Giamburrasca, Giamburrasca, sol perché ce l'han tutti con me. Sei proprio un Giamburrasca, oh, sono nel vero. Giornalista. Certo. Giamburrasca è provvero che non è giusto, no. E no, mi chiamano Giamburrasca, Giamburrasca sol perché ce l'han tutti con me. Mi chiamo Gianni, anzi Giannino, sì, ma voi mi chiamerete Giamburrasca pure voi. Giamburrasca, Giamburrasca, eccomi qua. E no, questo non mi va. Uffa, Giamburrasca, Giamburrasca sol perché ce l'han tutti con me. Eh sì, era tanto tempo che mi struggevo ad avere un giornalino come quello che hanno le mie sorelle Ada, Luisa e Virginia. Che tutte le sere, questa è bella, tutte le sere prima di andare a letto, coi capelli sulle spalle, mezzo spogliate, stanno a scrivere ore intere. Ma io non so davvero dove trovino tante cose da scrivere. Io invece, guarda, niente. Non so cosa scrivere su tue pagine bianche, il mio caro giornalino. Ma mi viene un'idea. E se copiassi un po' dal giornalino di mia sorella Ada? E difatti sono andato in camera di Ada e ho preso il suo diario. Ho copiato tutto quello che c'era scritto sul Capitani, che è un suo pretendente, protetto dalla mamma perché è ricco. C'è un momento in cui un uomo comincia a sentire certi bisogni e ha voglia di mettere radici. Insomma, sente il bisogno di un certo tipo di affetto e si vuole sistemare. Insomma, voglio dire, arriva il giorno in cui si sogna di avere una donna dentro casa. È una cosa deliziosa, una donna dentro casa, una sposa tutta per me. Che sia come una rosa, seppur giudiziosa, e che con un sorriso mi tenga la casa, che sappia farmi tutti i miei mali caretti, e che con grazia e tatto governi anche me. Una donna dentro casa è una cosa deliziosa. Una donna dentro casa, una sposa tutta per me. Perché la signorina cucina, vero? L'Ada è bravissima a cucinare. Ah, sono proprio contento che la signorina Ada sa cucinare, sono proprio contento. Come? L'Ada è bravissima a cucinare? Allora, se sei tanto brava, perché non fai mai la torta di mele? Stai buono, Giannino, stai buono. Io sto buono. Però che l'Ada sapesse cucinare,
Io non l'ho mai sentito. Beh, tu non l'hai mai sentito, ma l'Ada cucina benissimo. Lo scusi, signor capitano. Ma prega. Ha la cattiva abitudine di mettere bocca nei discorsi dei grandi. Sta zitta, Giannina. Zitta. Però è strano, perché sei proprio tu quella che rimprovera l'Ada perché non sa neanche cuocere due uova. Ah, perché la signorina Ada non sa cuocere neanche due uova? No, buona spensiera. No, scherzo. Vai di là, Giannino, vai di là. No, perché? Resta qui, Giannino. Vieni qua che voglio salutarti. Come stai, caro Giannino? Bene, cos'è quel bel libro che hai in mano? Il mio giornalino. Ah, il diario. Che cosa ci scrivi di bello nel diario? Vuole vedere? Ah, no. Se è un diario vuol dire che ti scrivi delle cose segrete. Io non voglio leggerlo. No, l'ho soltanto iniziato ieri sera. Prega pure, prega pure. Ma che divertente, tutto un diario. Ah, bello. C'è la data, 20 settembre. Ma ieri era il tuo compleanno. Auguri. Grazie. Che carino. Grazie. Ha disegnato il suo ritratto. Bravo, bravo! Non so cosa scrivere sulle tue pagine bianche, caro giornalino, ma che simpatico! Non sa cosa scriverci nel suo diario! Ah, ecco qui. Sono andato in camera di Ada. Ho preso il suo diario e copio... Ah, se quel vecchiaccio del Capitani non tornasse più! Se quel vecchiaccio del Capitani non tornasse più! Ma io non capisco! Giannino! Non mi piacerà mai! Ah. Buono a sapersi! No, scusi, egli ha certe scusi. Mani grandi e grosse! Ieri sera, mentre l'accompagnavo all'uscio, voleva baciarmi la mano, ma io fui pronta a scappare e rimase con un palmo di naso! È svenuta. Giannino, perché scrivi queste sciocchezze? Beh, non possono essere sciocchezze. Le ha scritte Ada, che è la mia sorella maggiore, ed ha più giudizio di me. E sa quello che dice. Giusto! Le ha scritte l'Ada, che è la sorella maggiore, che ha più giudizio e sa quello che dice! No, signor Capitano, ma scusi... Ma bene! Quel vecchiaccio del signor Capitani, con le mani grosse e rosse! Ma... Voleva baciarmi la mano, ma io sono scappata ed è rimasto con un palmo di naso! Ma scusi, signor Capitano, lei non crederà... Non mi piacerà mai! E non sa cuocere nemmeno due uova! Sì, ma no! Le mani fossi per un bambino, signor Capitano! Ecco! Se n'è andato senza nemmeno salutare! Bella educazione! Ma Giannino, tu sei un discolaccio! Che finirà con rovinarci tutti! Disgraziato, tutto è colpa tua! Se no ti toccava sposarlo. E poi tu non sei innamorata del De Renzis? Cosa? Innamorata del De Renzis? No! Ma di Giannino! Di fame! Ecco! Va a far del bene alle sorelle maggiori! È un pezzetto! No! Tutti inventato Giannino! Ma non ti giuro! Non è vero! Fammi vedere il tuo diario! Non c'è niente da fare! In questa casa ci sono troppe donne! Lo dice pure il babbo! Le donne per farla lunga sono famose. E infatti in questa casa c'è stato un teatro di pianti, di urla. Soprattutto per quel famoso diario. Sono segreti di un cuor di fanciulla. Guarda, Ada, dammelo. Dammelo che è meglio, sai. È meglio per te, guarda, mai, sai. Mai. Guarda, le chiavi qui. No, figliole. Questa non ve la lascio passare mica, ma che gli è? Tieni, apri questa scatola tu. Tanto con voi a essere buone non ci si guadagna nulla. Guarda che ordine, guarda come si deve tenere la biancheria. Guarda, hai voglia di predicare? Ma che uno fa tanti sacrifici per allevare tre figliole e vedere
vedersele poi sposate a qualche mascalzone, morto di fame. Vai via tu, il De Renzis, quell'impiegatuccio da strapazzo. Ecco, i Radeschi vi ci vorrebbe con voi. Tanto lo trovo, sai, lo trovo a costo di buttare in aria tutto. Lo trovo, voglio un po' vedere, voglio. No. Adesso basta. Fuori il diario! Virginia, tu che sei la più seria, dammi il diario. No, mamma, no! Mi dispiace, ma sono pensieri intimi. Io dov'è non te lo dico. Ma li do io i pensieri intimi, Luisa! E va bene. Mi volete far uscire dai gang? Va bene. Ecco, e allora, finché non esce fuori questo diario, qui non viene più nessuno! Ah, no! Non se ne siede più! Ma che c'entro io, scusa! Certo, mai fine della cosa! Così è bella che è fatta! Ma non voglio mica rovinarmi la vita per le faccende degli altri! Io sono una maggiore! Il marito me lo devo ancora trovare! I giovanotti li devo conoscere, quindi casomai chiudo in camera lei! Io non vedo... Bella sorella, eh! Grazie dell'aiuto! Come sono infelice! No, basta! Bastate con questi miei misteri, Dammi il diario! Guarda che se non lo dici tu, lo dico io, è d'aperto. Traditrice! E va bene. Ma che tu fai adesso? Ma ecco il diario. Ma dove lo tenevi? Fuori dalla finestra? Ma che fantasia! È inutile che tu lo legga, perché se proprio vuoi saperlo... Sì! Sono innamorata del De Renzis! Guarda, non mi fa perdere la pazienza! E sono contenta che quel vecchiaccio del Capitani se ne sia andato! Il vecchiaccio del Capitani! Il vecchiaccio del Capitani! Tu te lo rimpiangerai con quella posizione! Ma come sono te lo dico io! Cattivi! Ha due occhi che sembrano di velluto. Contro quel povero ragazzo, perché non ha ancora una posizione. Come starebbe bene in una divisa di Ussaro, carino. Capirai quel pezzente morto di fame. Perché è povero, Ma se vuoi saperlo, a me piace lo stesso. Oh, guardate che ti arriva, sai. Sì, mi piace. Oh. Perché è bello, distinto. E sembra un principe. Povero cuore mio. E perché ti mettono a tali torture? C'è poco da prendere in giro. Se lo vuoi sapere, la Bice Rossi fa di tutto per farsi guardare, ma inutilmente, perché lui la trova brutta e maligna. Mentre di me, è innamorato. Sì, ma... Basta, Basta! Quella stupida e grulla che non sei altro. E strilli, e urli, e svenimenti. Hanno fatto il diavolo a quattro. E a forza di strillare... Caro giornalino, tutta questa storia, che era poi in fondo una sciocchezza, è andata a finire all'orecchio dell'unica persona che non avrebbe mai dovuto saperne nulla. Già, il babbo. D'altra parte, con tutti quegli strilli della mamma e delle sorelle, come poteva non sentire? Insomma, è arrivato il castigamatti e ha messo a posto tutti. Vergogna! Vergogna, Ada! Vecchio amico, un gentiluomo, turlupinato da mia figlia, esposto qui sotto il mio tetto, a uno scherzo degno di, come dire, degno, indegno, ma neanche Caterina, la domestica, avrebbe fatto una cosa così, a vergogna, io non so con che faccia, andrò a chiedere scusa al Capitani, è un comportamento... Come dire, un comportamento... Come si dice? Un comportamento... Volgare! No, di più. Un comportamento... Villano. Ma no, c'è proprio la parola. Un comportamento... Terribile. Un comportamento indegno. Va bene? Indegno. Io non mi capisco. Ma quando le pensate, codeste birbantate? Oh, ma siete dei figli micidiali! Comunque, Ada,
tengo a dirti che il tuo comportamento col Capitani mi ha veramente deluso. Ecco. Ma come, Giannino? Lascia stare Giannino. Quando non sapete cosa dire, tirate sempre in ballo Giannino. A quella specie di terremoto perpetuo penso io. Chiaro? Quanto poi a quella stupida storia che riguarderebbe una tua presunta simpatia per quell'impiegatuccio da quattro soldi, io non la voglio neppure sapere. Intesi? Già la colpa è anche tua, ma di questo poi parleremo più tardi. Mia? E che c'entro io? Ecco, ci vo sempre di mezzo io. Ma certo, certo, la colpa è tua. Perché in questa casa non c'è il minimo controllo. Si spendono soldi a palate per ricevimenti, balli, rinfreschi, per conoscere un bell'ambiente per voi. Per poi ritrovarci per casa un Dorenzis qualsiasi, ma no, via. È chiaro che questo signore in casa nostra non lo voglio più vedere. Ecco, vedi? Tutti contro di me, sempre contro di me. Ma perché non me la prendete un po' con Giannino? Che se non fosse per lui... Non ti preoccupare per Giannino. Quel discolaccio, 3 giorni, chiuso a chiave in camera sua. E guai! Dico, guai se vengo a sapere che qualcuno di voi l'ha fatto uscire. Come sono disgraziato, giornalino mio. Oh, nessuno mi può più soffrire in questa casa. Per il fatto del Capitani mi hanno chiuso in camera. Ma ti pare giusto mandarmi a letto senza cena? Ma ti pare possibile trattare così, in questo modo, un ragazzo della mia età? Io, chiuso qui, morto di fame, e di là magari chissà quanti pasticcini. Eh già, perché quelle civette delle mie sorelle, con la scusa di trovar marito, tutte le sere, gran pasticceria. Uno non può mai stare tranquillo. Difatti, ecco cosa è successo. Virginia, perché non passiamo di là? Vorrei ascoltare quella suonatina che mi piace tanto. La Virginia si è messa a strimpellare al piano e la Luisa col collalto si sono messi sul divano. Ci vorrà almeno un anno, amor mio. Non ti spiace aspettare ancora un poco? Sai, il dottor Baldi invecchia e ha promesso di prendermi come suo aiuto. Oh, tu capisci, vero? Io lo faccio per la carriera. Come vuoi tu, mio caro. Allora, non lo diciamo ancora a nessuno. Prima di dichiararci ufficialmente, io voglio avere una posizione sicura. Oh, ti pare? Sarebbe una sciocchezza. E poi aspettare non mi pesa. L'importante è sapere che il mio cuore appartiene a te e il tuo cuore appartiene a me. Giulietta un giorno con Romeo, tu d'esser la mia sposa m'hai giurato. Ti sposerò senz'altro, mio Asmodeo. Sei serio, innamorato e laureato? Ma per ora è meglio non parlare. È meglio aspettare. Fidanzamento segreto, privato, taciuto, nessuno ancora saprà. La dolce novità, niente pubblicità. Fidanzamento segreto, due volte gustato. Sta
Prestissimo, la mia posizione sociale migliorerò. Prestissimo, il fidanzamento ufficiale dichiarerò. Ma fino a quel momento... segreto si terrà. Il fidanzamento. Fidanzamento segreto, devoto, garbato, si tacerà così fino al sognato di poter dire sì. Senza dir nulla, se avessi saputo che il dottore è tanto pauroso. Oh, che maniera! Giannino, ma che cosa ti è saltato in mente? Ma insomma, non siete voi che mi dite sempre di dire la verità. E ogni volta che la dico succede un disastro. Ma che uffa! Sta zitto, che c'è anche il vice sindaco. Sta zitto. Che figura. Oddio. Andiamo. Andiamo. No, non è niente. Uffa, che barba. Ma Giannino, hai visto cosa hai fatto con tutti quei signori in salotto? Cosa ho fatto? Lo sai che la mamma si è molto arrabbiata? Oh, la mamma si è molto arrabbiata. Che cosa ho detto? Ho detto soltanto la verità. Dite sempre voi dire la verità, sapete? Il dire le bugie no, non sta bene e non si fa. Si deve dire tutta, sempre solo la verità. Ma i grandi non la dicono e se io la dico, beh, succede un pandemonio e tutti danno la colpa a me. Esempio. Mamma fa dire a un ospite che non è rincasata. Bugia, ma va benissimo, è bella che scusata. Se poi io dico all'ospite, invece mamma è qui, il meno che mi capita è un pedattone lì. Il dire le bugie no, non sta bene, non si fa. Si deve dire tutta e sempre solo la verità. Altro esempio. La zia una sciarpa orribile mandò alla festa mia. Oh, che dono graditissimo, mentì papà alla zia. Gradita, sei bruttissima. Io dissi e là per là, pa, con un ceffone spensero la mia sincerità. Il dire le bugie no, non sta bene, non si fa. Si deve dire tutta e sempre solo la verità. Facci capire. Un altro esempio. Il babbo parla a tavola della signora vera. No, non mi piace, eccentrica. Io dico, ma ieri sera
li picchia e litiga un'ora con mamma. E io non capisco, caspita, mi sembra un po' da pazzi che la bugia è gravissima soltanto per i ragazzi. Ai grandi invece è lecito cambiare la verità, e a noi nel caso analogo son busse in quantità. Ma insomma, in conclusione, cos'è la verità? Quando saremo grandi, si vedrà. Beh, dopo ne parleremo, Giannino? Adesso dobbiamo andare. Ciao, fai il bravo, Ciao. Questo è il dottor Collalto e lo somiglia. E già, perché in queste 2 settimane che sono stato malato, è per questo che non t'ho scritto niente, giornalino mio, è venuto spesso a trovarmi. Oggi sto bene. Ma ne ho scoperti di cose durante la mia malattia. Prima di tutto, vogliono dare un ballo. L'ho scoperto sentendo Ada e Virginia che parlavano in corridoio. Naturalmente, mi sono messo ad ascoltare. Virginia diceva che era contentissima che io ero letto malato. Così si sentiva più tranquilla per la riuscita della festa. Non so capire perché le sorelle maggiori non vogliono bene ai fratelli più piccoli. Io invece sono così buona con Virginia. A volte, anche 2 volte al giorno, vado a prenderle ed impostare le lettere. Non dico. Qualche volta ne avrò perduta qualcuna. Ma lei non ha mai saputo e quindi non ha nessuna ragione per avercela con me. Mi ha fatto proprio dispiacere. E così stamattina, sono andato in camera di Luisa di Virginia e ho trovato un sacco di fotografie. Sono i pretendenti e loro ci hanno scritto sotto. Per esempio, al Carlo Neri c'è scritto vecchio gommeus. Chissà che vuol dire. Al Pietrino Masi ha chiesto la mia mano ma fossi matta. C'ha ragione. A Ugo Bellini, che fa l'avvocato ed è giovane, pare un baritono sfiatato. Che buffo! A Ginoviani ci hanno scritto addirittura ritratto di Ciucco. Io! Ancora a quelli che gli piacciono. Che bocca simpatica. Troppo bello per essere vero. E così, stamattina, visto che sono guarito e sto bene, ho deciso di andare a trovare gli originali delle fotografie. E forse, chissà, incomincerò da Carlo Nelli. Il primo dei pretendenti. Il padrone di quel bel negozio di mode che è al corso. Lui è così. Va vestito sempre per l'appunto e cammina in punta di piedi perché ha le scarpe troppo strette. Caro Giannino Stoppani, come va? Sei guarito bene? Sì, grazie. E come stanno la mammina e le tue sorelline, quelle belle sorelline? Tutte bene, grazie. Come sei stato gentile a venirmi fare questa visita. E non toccare i cappelli. Bravo. E che cosa possiamo fare? Cosa possiamo regalare al nostro Giannino che è stato così gentile di venire a trovarci? Vediamo un po', vediamo. Forse ho trovato, Ti piace questa bella cravatta rossa? Altro che, grazie. Figurati, è sempre un grande piacere fare un regalo al nostro Giannino, che è così bravo. E dimmi un po', e cosa mi mandano a dire le tue sorelline, Sentiamo. Sentiamo. Come dire, non mi mandano proprio a dir nulla. Ah, però, prenda questa. Oh, come sei gentile, e che bella fotografa. Viegomme. E mi hanno allungato i baffi e allargata la bocca. Sei stato... ridammi la cravatta. Ridammi la cravatta. Perché? Ridammi la cravatta. E dia alle tue sorelle che rimarranno...
sono scappato via lasciandolo come un baccalà. Anche perché avevo molto da fare. Dovevo distribuire tutte le altre fotografie. Infatti, sono andato subito in farmacia da Pietrino Masi. Ah, quanto è brutto, povero Pietrino. Con quei cappellacci tutti per aria. Un naso che sembra... Ah sì, sembra un ferro da stiro. E due baffetti per l'insù che paiono né più né meno che due virgole. Oh, ma lui non se lo figura nemmeno. Buongiorno, Pietro. Oh, buongiorno, caro Giannino. E come stanno a casa? Tutti bene? Tutti bene, grazie. E senti, come stanno le tue graziose sorelline? Bene. Anzi, mi mandano a salutarla. Ah, sono molto gentili. Vediamo che cosa possiamo dare al nostro Giannino, ecco. Le giugiole no, ti fanno male allo stomaco. Le caramelle al miele no, sono troppo care. Ci sono le mentine. Ne vuoi un po' di mentine? Ti piacciono, Giannino? Veramente mi piacevano di più le caramelle al miele, ma visto che sono troppo care, vada per le mentine. Ecco, te ne do un bel po', eh? Un bel cartoncino. Sai, Pietrino, sì? È proprio vero che i ragazzi che hanno la fortuna d'avere delle sorelle simpatiche come le mie hanno sempre un sacco d'attenzione da parte dei giovanotti. Hai proprio ragione, caro Giannino. Ecco, questo è per te. Grazie. Oh, aspetta, ho qualcosa per te. Cos'è che così? Guarda qui, l'ho trovata stamani in casa. Ma questa è la mia fotografia. Vediamo cosa c'è scritto, eh. Ha chiesto la mia mano, fossi matta. Fossi matta? Vergogna! Prendere in giro una persona per bene come me. Oh, fossi matta! Sono anche sgranciate e maleducate le tue sorelline. Dove la stecca? No, ti prendo a tanto, forse è vero. Vieni qua, dai, vieni qua. Ha cominciato a inseguirmi. Perché? Per spiegarmi meglio come la pensava, voleva appiccicarmi un calcio. Ma io sono stato più svelto e ho infilato la porta. E mi c'è entrato di pigliare anche un'altra manciata di pasticche di menta. E poi via, da Ugo Bellini. L'avvocato, che quando cammina va via impettito col naso per aria. E quando discorre ha una voce da baritono sfiatato che pare se la faccia venire su dal fondo delle scarpe. Io veramente avevo un po' di tremarella, perché Ugo Bellini è un tipo a cui non piacciono gli scherzi. Sì, il baritono sfiatato. Ah, Giannino Stoppani. Cosa vuoi, Giannino? Ho qui una fotografia per lei. Una fotografia? E chi? Chi me la manda? Le mie sorelle. Le tue sorelle? Non capisco. Ora, pare un baritono sfiatato. Brutte pettegole. Io mi meraviglio. Vergogna, e tu che me l'hai portata? Ambasciatore non porta a tela. Mi ferisco, signore, il baritono sfiatato. Brutto villano pure tu. E dillo a quelle gran maleducate delle tue sorelle che sono delle pettegole sguagliate, maleducate. Gli ho dato le fotografie e quando le ha viste gli sono venute le lacrime agli occhi e ha detto con un fil di voce: la mia vita è spezzata. Ma non era vero niente, perché se gli si fosse spezzata la vita non avrebbe potuto camminare in su e giù per la stanza come faceva, borbottando una quantità di parole senza senso. Non si capisce niente. La zia Bettina. Eccola, così, col suo vestito di seta verde. La zia Bettina, la nostra vecchia zia,
zitella, che vive in campagna ed è ricca e straricca. Ma soltanto che è così antica, poveretta, così antica che pare uscita dall'arca di Noè. Con la differenza che gli animali dell'arca di Noè vennero fuori tutti a coppie e la zebettina invece era venuta sola perché non ha mai trovato neanche uno straccio di marito. Ebbè, le mie povere sorelle naturalmente alla vista della zebettina sono diventate verdi dalla bile mentre la zia le baciava e le ribaciava. Ma scommetto che appena riescono a mollare la zia le mie sorelline verranno a sfogarsi per questo arrivo che rischia di rovinare tutto. Ebbè, non hanno forse ragione, povere ragazze, dopo essersi tanto affaccendate perché la festa riuscisse bene. Non è un vero peccato che questa vecchia ridicola venga a compromettere l'esito della serata. Quella antipatica, speriamo che parta domattina. Sì, figuriamoci se non si trattiene. E come sarà contenta, anzi, di avere l'occasione della festa per mettersi tutte le sue paccottiglie, cianfrusaglie e chincaglierie. Ci sarà da fare il viso rosso. Oh, è impossibile, mi vergogno di presentare una zia così ridicola. Bisogna in qualche modo salvare la situazione. E bisogna che qualcuno si sacrifichi per la loro felicità. Io veramente poi ho anche un po' di rimorso per la vendetta che mi sono preso con loro con quel brutto scherzo delle fotografie. E voglio compensare le mie vittime con una buona azione. Eccoci. Segreto. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta. Cara zia! E che tu vuoi, Ninni? Cara zia, vuol far cosa gradita alle sue nipoti? E che vuol dire? Io dico questo. Se lei vuol far cosa gradita alle sue nipoti, faccia il santo piacere di andarsene via prima dell'inizio della festa. Capirà, lei è troppo vecchia. Poi vestì in modo talmente ridicolo con tutte quelle pacottiglie, cianfrusaglie, chincaglierie. Che naturalmente hanno ragione a non volercela, È così. Hanno paura di sfigurare, presentando me alla festa. Oh, mi raccomando, non vado a spifferare a tutti che sono stato io a dirglielo, Questo dicono quelle smorfiose pettegole delle tue sorelle. Non si preoccupino che in questa casa non ci resta un secondo di più. Subito me ne riparto. Oh, che scelta. Oh, che scegliere, ma tu una bella educazione alle tue figliole. A quelle smorfiose, ma tanto qui non ci resto, Me ne vado subito! Eccole qua! Bella educazione! Ma... Non vi preoccupate, non vi faccio sfigurare al ballo, care le mie principessine! No? E poi vecchia, ridicola, le cianfrusaglie via! Ma perché? Ma io state zitte che è meglio! Bettina, che questo non me la scordo! Oh, Bettina, ma che succede? E succede che le tue figliole non mi vogliono una festa perché sono una vecchia ridicola. Capito, Ninni? Bella educazione tu l'ha data alle tue figliole e alla tua moglie. Che al posto tuo, anzi, io mi vergognerei. Vecchia ridicola. Ah, sì. Però quando si tratta che vi servono quattrini, viene a bussare senza ritegno alla porta della vecchia ridicola. 5.000 lire! Ho prestato al vostro babbo, care le mie principessine! Capito? Santo cielo! Altro che vergognarsi d'avere me alla festa! Dovreste vergognarvi di dare le feste col denaro degli altri! Comunque basta! Quel che è fatto, chiuso! Non se ne parli più tanto qui! Non ci rimetto più piede, potete essere certi! Non voglio far sfigurare nessuno io! Aspetta! Chi ti ha detto queste sciocchezze? Non sono che volgari maldicenze! Maldicenze? Gli è la voce della verità dell'innocenza, quel povero figliolo di Giannino che mi sembra l'unica persona per bene in casa tua. Basta! Non voglio sentir più niente! Ma io ho capito, ma che... Ai, ora sono dolori, Thank you.
che colpa l'avevo io di tutto questo? Già, come al solito, la stizza di tutti si è riversata su un povero ragazzo di 9 anni. Non voglio abilire queste pagine con raccontare qualche sofferto. Basti dire che le persone che più dovrebbero volermi bene in questo mondo mi hanno calato i calzoncini e giù, senza pietà. Non posso più nemmeno stare a sedere, perché sul suddetto, con rispetto parlando, mi ci hanno lasciato certi vescicoli di un dito. E poi oltre al dolore c'è la preoccupazione. Ahia, che non sono punto tranquillo per l'affare delle fotografie. Che Dio ce la mandi buona. E senza vento, giornalino mio. Ahia. C'è nell'aria un'emozione che mi fa girare la testa. Questa sera c'è la festa, oh ma che felicità! Le fontesche coi rinforzi si danno tutte grande fare a pulire, a lucidare il contrabuffet. E fiori di qua e luci di là, ricamminami i dati sul sofà. Splendidi rinfreschi, torte, crema, cioccolata, i cialdoni e la cassata ed il rum sopra i babà. Io con l'acquolina in bocca tento sempre la rapina ed infine una tartina riesco a sgraffignare. Che canapè, che vignè, c'è da leccarsi i baffi a quel buffet. Care sorelline fanno intanto gran toilette, i ricami, le velette, gonne rose, falpalà. Chi si metta un po' le labbra, chi si aggiusta la mantiglia, chi si lucida le ciglia, chi gonfia tuffe. E inizia fin il gran festin, cominciano a arrivare signore e signori. Siamo le prime ad arrivare. Lieto. Virginia, Luisa, falle accomodare. Adina. Oh, buonasera. 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 Cara Marisa, che piacere. Che bene che stai. Che bel vestito. Una delizia, fa vedere com'è grazioso quel pesce. Che macramè, che pappagallo, che capettino, ma guarda la contentissima. Su via mettetevi a sedere, che bella festa, che piacere. Sono giunte le invitate, sono sedute e sistemate, ma io già la vedo scura, mamma pensa che figura. Ci sono dame in abbondanza, ma di uomini c'è assenza, che per via del mio scherzetto non verranno più. Molto bello, molto, ma che bella riunione, ma che bella festa, eh? Signora, visto quanta bella gioventù. Ah, ma che piacere, signora Bellotti Bon, averla qui questa sera. Ma se sapesse che piacere che fa a me, proprio questo si diceva col dottore. Sì. Peccato però, mi sembra che ci siano pochi cavalieri. Già, effettivamente i cavalieri tardano un po'. Oh, sì. Che peccato, avevo una voglia di ballare l'ancella. E va bene, visto che i cavalieri ritardano, perché le danze non le aprite voi altre danze. Ma certo. Ma certo, ma certo, è una bellissima idea. Ballatelo tra voi, signori. Maestro e lancello.
adesso una bella polca. E mi sia concesso iniziare la danza con la padrona di casa. Se posso. A favore, aprire le danze con te. Maestro, prego la polca. Sono le 9, ancora non è arrivato nemmeno uno dei giovanotti. Possibile che tardino tutti? Io non capisco. Ma perché i cavalieri non arrivano? Non lo so. Guarda! Guarda la Manelli e la Fabiani! Chissà cosa spettegolano! Speriamo che arrivino, se lo pensa che figura! Eccoli, vai! Ringraziamo il cielo! Signorina, hanno portato questa. Ma sarà qualcuno che si scusa di non poter venire? Non c'è biglietto, c'è solo una fotografia. Oh! No! E che succede? Disastro! Eh? È arrivata una fotografia del Gino Viani sotto la quale noi avevamo scritto ritratto di un ciucco. Mi fa vedere. Ma sì, Gino Viani aveva dato questa fotografia all'Ada e noi ci avevamo scritto sotto ritratto di un ciucco. Ma come mai? Io non capisco. Ma brutte notizie! Ma no! E il Viani che si scusa di non poter venire. Oh, come può essere successo? Ma ci serve però pure voi, figliole. Ma dove la tenevi? Già, dove la tenevi? Le altre nel cassetto. E allora come mai gli è qui? Non capisco. Beh, che succede? O che sono andati tutti i militari, questi giovanotti? Oh, niente. No. Niente, vi spiego dopo. Adesso cerca di distrarre le signore. Fai in modo che non si accorgano di nulla. Sì, mi raccomando. Dopo, dopo ti dico, vai, vai. Sì, dopo. Ne hanno portata un'altra. Dio mio, Pierino Masi! Anche la sua, che orrore! Ma allora tutti! Come signora? Tutti! Ha visto? Sì. Stasera sono uscita con un guanto solo. Ma sono cretina! No, 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 cretina! Che cretina! Ma è uno scherzo tremendo! Ma chi può averci fatto una cosa simile? Oh, che bella festa, non sì, è vero? Sì, sì, sì. Molto bella, molto! Però mi sembrano tutti un po' nervosi. Sì, sono un po' nervosi. Insomma, mi riguardi, vuoi spiegare sì o no che cosa sto... No, no, non è il momento, ho detto che te lo spiego dopo. Ma dove io aiuto. Che cosa devo fare? Guarda la verga Sentini, fermala! Ah! Giuro che non glielo so dire neanche io, signora. Mi scusi, Prego, la si accomodi. Non so, forse è un'impressione mia, ma è successo qualche cosa. Non lo so, anzi, è proprio quello che vorrei sapere. Ho un'idea, cerca di chiederlo tu alla Luisa. Sì, permessa. Luisa? Sì? Prego. Guardale lì quelle maligne. Se la ridono e sono tutte felici che la nostra festa sia finita così male. Ma insomma, ti vuoi spiegare che diavolo sta succedendo? Oh, sì, ma no? Tu sei proprio testone, eh? Ti ho detto che te lo dico dopo. Tieni, oi. Dopo quando? Tieni. Ma è chiaro! Ma tutti sono venuti! Ma sono gli unici due! Non ti ricordi che sotto le loro fotografie c'era scritto che caro, giovane, bello, bellissimo, troppo bello per questa terra? Io non oserò più mostrare la faccia, eh! Che figura!
almeno adesso lei si renderà conto, No, no. Se potessi sapere chi è stato, dove mi prendi? Ma che cosa? Forse Giannino potrebbe dirci chi è stato, vero Giannino? Oh, io veramente devo uscire un momento. Giannino! Giannino, vieni qua. Forse Giannino può dirci chi è stato, Giannino? Sì? Come sì? Giannino, avanti, su. Chi è che ha preso le fotografie in camera di Luisa? Io non lo so. Giannino. Giannino, chi le ha prese? So. Ah, beh, forse è stato Morino. Ecco. Il gatto? E già, perché l'altra mattina gli ho dato qualche fotografia perché si divertisse a masticarlo. E stava lì a vedere che magari, ecco, che magari c'è lui per la strada. Sì, l'ha perduto lui, io. Sì, ma allora sei stato... più entrare. E già, ma neanche io posso uscire. Sono prigioniero. Prigioniero. No! No, prigioniero non ci sto. No! No, punizioni non ne voglio. No, io piuttosto me la squaglio. In cerca di giustizia e di bontà. Sì, Giamburrasca fuggirà. Viva la libertà! E già! Giamburrasca fuggirà. Viva la libertà! No, Garibaldi lo insegnò, no. Silvio Pellico lo scrisse. Che s'anda a fare le sommosse in nome dell'umana dignità. E Giamburrasca fuggirà. Viva la libertà! E già! Giamburrasca fuggirà. Viva la libertà! Oh, cameretta mia, fedele amica d'un tempo migliore. Oh, di che cuor con te ci resteria, licenza poetica. Sapessi, cameretta, di che cuore. Ci devo però che versi, Meglio che quelli del signor Carducci, detto anche il leone della Versiglia. Beh, meglio la fuga che il disonore di essere preso a pedate dal babbo. Così farò vedere io. Pennini. Giamburrasca se ne va! E là! E quando domattina quella porta s'aprirà e più non troveranno Giannino chiuso qua, ci resteranno tutti come tanti baccalà. E bellista! E no, prigioniero non ci sto! No! E no, punizioni non ne voglio! E no, detto fatto me la squaglio! In cerca di giustizia e di bontà, sì! Giamburrasca se ne va! Viva la libertà! E già! Giamburrasca se ne va! Viva